Numerose iniziative in questi giorni ad Ispica per ricordare il maestro Francesco Iozia nel decimo anniversario della dipartita. Proprio oggi i locali dell'ex sciabica saranno intitolati al compianto maestro Iozia. Una grande gioia per i musicanti di ieri e di oggi, che non hanno mai dimenticato la semplicità, il carattere riservato e umano e la professionalità di un uomo che ha dato tanto alla musica. Il maestro Iozia è un simbolo per Ispica. Noi lo abbiamo conosciuto ed abbiamo avuto la fortuna di averlo avuto come insegnante nella banda Revieci. Scrivendo questo articolo ci siamo emozionati pensando a quei periodi quando proprio alla sciabica ci recavamo per fare le prove. Stasera in quei locali torna il maestro Iozia e la sua banda, ma il maestro Iozia oggi non vorrebbe essere ricordato da solo, perché accanto a lui c'era sempre colui che affettuosamente lo chiamava Cicciuzzu, il capobanda Giuseppe Amore. Permetteteci quindi di ricordare anche il capobanda che in quei locali della sciabica, come il maestro Iozia, ha dato anima e corpo per tanti ragazzi, svolgendo un compito non solo accademico ma anche sociale. Sicuramente in quei locali dedicati al maestro Iozia si potrà trovare spazio anche per il ricordo di Giuseppe Amore. Una coppia indimenticabile, ineguagliabile, insostituibile ed affiatata. Sono stati il Totò e Peppino della musica ispicese. Oggi intanto tutti alla sciabica alle 18.30, dove i musicanti di ieri e di oggi si ritroveranno per l'omaggio al grande Francesco Iozia, a cui prenderà parte anche la dolce voce del filicornino di Peppe Amore. Ed ora l'intervista di Piero Giunta al direttore del corpo bandistico Città di Ispica, maestro Giannino Amore, unico erede designato a dirigere la banda proprio da Francesco Iozia. A 10 anni dalla sua scomparsa, oggi verrà intitolata l'ex chiesa della sciabica al maestro Francesco Iozia. E non poteva essere altrimenti, infatti il maestro Iozia, insieme al capobanda Giuseppe Amore, hanno passato tanto del loro tempo ad impartire musica a generazioni di ispicesi. Noi vogliamo ricordare la figura del maestro Iozia con le parole del maestro Giannino Amore, direttore del corpo bandistico Città di Ispica e figlio del capobanda Peppe Amore. Giannino, chi era il maestro Ciccio Iozia e cosa ha rappresentato per le tante generazioni di giovani ispicesi amanti della musica? Vorrei distinguere tra ciò che provo e ho provato da sempre io per il maestro Iozia e quindi cosa significa per me il maestro Iozia e che cosa significa per le generazioni di persone che si sono approcciate all'arte musicale tramite la banda. Dal punto di vista personale, le due parole con cui mi viene di riassumere ciò che provo sono affetto e gratitudine. Affetto perché, vista la sua frequenza quotidiana con mio papà, era una persona che vedevo sempre, che stimavo, che mi manifestava il suo affetto, che era chiaramente ricambiato, tra l'altro una persona di splendide caratteristiche umane e di grande bontà. E di gratitudine perché quando lui, per motivi di salute, non poté più dirigere la banda, mi convocò a casa sua. Un momento che ricordo davvero con grande commozione, e mi diede idealmente la bacchetta in mano dicendomi: sei l'unica persona in grado di poter raccogliere la mia eredità. Io spero di essere stato all'altezza, di continuare ad essere all'altezza di questo compito e di questa eredità che mi è stata assegnata da questa persona. Per quanto riguarda ciò che ha rappresentato per tante persone, dal punto di vista musicale è inutile dilungarsi perché parlano le sue opere per lui, ma penso che oltre al messaggio musicale, quello che ci ha lasciato è il suo messaggio umano per le sue caratteristiche e per le sue doti umane. In primis l'umiltà, in secundis la dedizione per il suo lavoro e la lealtà, una persona leale ai suoi valori, coerente, leale nell'amicizia, di grande disponibilità umana, di grande generosità, e questi certamente sono valori che vanno scomparendo. Un uomo d'altri tempi, magari ce ne fossero, con le caratteristiche del maestro Iozia. E cosa ha rappresentato per tante generazioni di giovani il capobanda Peppe Amore, sempre a fianco del maestro Iozia? Giannino.
Certamente due personalità che si completavano a vicenda. Io direi che non ci sarebbe potuto essere l'uno senza l'altro, o forse per poter sintetizzare, non ci sarebbe potuta essere neppure la banda senza l'apporto di entrambi. Mentre da una parte il maestro Ezio aveva le competenze musicali, il supporto delle competenze musicali per poter fare il maestro, dall'altra le capacità organizzative, il carisma certamente di personalità molto forte di mio papà, iperattività e l'autorevolezza che gli veniva dal suo lavoro all'interno della banda compensavano le carenze reciproche. Insomma, ognuno aveva i propri ruoli, li svolgevano nel modo migliore dell'altro e assieme certamente facevano la banda, un binomio assolutamente indissolubile per quella che è stata la banda di Ispica nel trentennio in cui ci sono stati l'uno come maestro e il secondo come capobanda, e parliamo da 74 al 2004. Per tutti la Sciabica ha rappresentato un concerto dove si provavano i pezzi per poi suonarli nelle varie manifestazioni o feste religiose. È un luogo pieno di ricordi, tanto caro a tanti spicesi, oggi ancora di più. E così, Giannino, o mi sbaglio? E così, e voglio andare oltre, perché tu hai detto che era il luogo in cui si provavano per le manifestazioni, ma possiamo andare ancora oltre, è il luogo in cui si faceva didattica, in cui si iniziava il percorso musicale con la famosa frase cara a tanti musicanti, mi perdoneranno coloro che non lo sono stati, la musica è l'arte bella che tratta i suoni, che era il primo rigo della teoria musicale che era stata elaborata da mio padre e che veniva insegnata a tutti. Quindi un luogo nel quale il percorso musicale iniziava dalla musica e l'arte bella e che finiva con l'entrata in banda. Successivamente c'era il percorso relativo alla preparazione, quindi tutto ciò che riguardava il percorso di un musicante partiva da lì e finiva lì, e per tanti di noi ha rappresentato davvero il luogo per eccellenza della musica ad Ispica. La banda del maestro Iozia e del capobanda Amore ha girato in lungo e largo la Sicilia, apprezzata da tutti per la professionalità e la serietà. Giannino, raccontaci qualche aneddoto di quegli anni. Sicuramente fa piacere al maestro Iozia e a tuo papà che ci ascoltano da lassù. In quel trentennio, con la gestione Iozia Amore, abbiamo toccato tutte le province della Sicilia, suonavamo in lungo e in largo, le bande erano poche, la nostra banda era di tutto rispetto sia qualitativamente che quantitativamente, perché mantenevamo un organico di circa 60 elementi. Se mi devo riferire a quella che per me è stata l'escursione più prestigiosa, è stata quando la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo ci chiese un'incisione per effettuare un triplo LP, ricordo che era, del quale ne ho una copia, le migliori bande di Sicilia, e abbiamo effettuato una incisione di Cristo alla Colonna. Quella più simpatica e che ha una valenza pure musicale fu invece un concerto eseguito a Gaggi in provincia di Messina, nel quale ci fu un così tale entusiasmo e tale consenso al concerto che non solo ci chiesero un primo bis e un secondo bis, ma poi quando salimmo sul pullman la folla si fermò simpaticamente davanti al pullman per non farlo partire e ci hanno costretto a scendere e a rieseguire almeno un altro pezzo. Ricordo pure che eseguimmo la marcia Vecchi Camerati, dopodiché, sempre accompagnandoci da un applauso, fecero ripartire il pullman e ce ne siamo andati. Davvero quella una bellissima esperienza che dà il senso di quanto fosse apprezzata la banda di Ispica. Ringrazio Giannino Amore, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.